4 ore di interrogatorio questa mattina nell'aula 1 del Tribunale di Sulmona per 10 dei 19 poliziotti della stradale di Prato La Peligna, indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica. Scena muta davanti al GIP per 4 di loro, mentre in 6 hanno risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, Alessandra De Marco, che si è riservata di adottare apposita ordinanza sulla richiesta di misura cautelare interdittiva avanzata dal sostituto procuratore Stefano Iafolla. La Procura ha chiesto la sospensione da servizio e ritiro del tesserino per un anno. In aula anche il procuratore capo Luciano D'Angelo, che ha seguito tutte le fasi dell'interrogatorio. Gli avvocati degli indagati hanno respinto ogni addebito, contestando punto per punto il vasto castello accusatorio. Sostanzialmente, secondo le difese, la maggior parte dei reati ipotizzati farebbe riferimento al periodo del lockdown, quando il controllo del territorio era ridotto al minimo. Inoltre, secondo i legali, i poliziotti non avrebbero abbandonato il posto di lavoro, poiché dalle aree pertinenziali dell'ingresso dell'autostrada avrebbero comunque potuto raggiungere il chilometraggio più vicino. Contestate anche le esigenze cautelari, pericolo di reiterazione del reato, soprattutto per il sindaco di un piccolo comune finito sotto inchiesta dal momento che la sua posizione, hanno fatto notare gli avvocati Giuseppe D'Angelo e Maria Teresa Micciola, sparisce dagli atti di indagine dal 2020, per cui viene meno l'attualità. Abbiamo serenamente chiarito la nostra posizione al GIP di totale estraneità ai fatti, ma abbiamo evidenziato che non sussistono, non ricorrono esigenze cautelari per una misura così afflittiva quale quella dell'interdizione dei pubblici uffici, in ragione del fatto che comunque su 3 anni di indagini il mio assistito risulta intercettato soltanto per un anno, nel periodo peraltro di Covid, da maggio 2019 a maggio 2020, per cui assolutamente non ricorrono le esigenze cautelari per mantenere o per disporre una misura cautelare così pesante. Allontanare dalla strada un bravo poliziotto per il fatto di aver commesso una serie di reati che poi sono tutti da dimostrare, ci sembra davvero pesante, appunto anche in ragione del fatto che non c'è l'attualità di questa per adottare questa misura. Sarebbe comunque in ogni caso tardiva. Sta di fatto che da oltre 3 anni il mio cliente continua a fare leggermente questo lavoro e sparisce dagli atti di indagine sin dal 2020, indagine conclusa nel 2022, per cui siamo assolutamente fiduciosi, aspettiamo che ora il GIP decida appunto sulla misura cautelare. Abbiamo cercato di, come dire, dare una giustificazione alle addebite mosse nei confronti, in questo caso, dei miei due assistiti, e pensiamo di aver dato quantomeno una versione coerente e reale con quello che realmente accadeva all'interno della sezione di polizia stradale di Prato La Peligna, giustificando assolutamente gli addebiti che gli vengono appunto contestati. Gli indagati sono accusati a vario titolo di truffa e falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione d'atti d'ufficio, omissione di soccorso, interruzione di pubblico servizio. In 3 anni di indagini, dal 2019 al 2022, svolte tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, GPS e telecamere, i poliziotti avrebbero abbandonato il posto di lavoro per dormire in auto o intrattenersi in alcuni esercizi commerciali mentre erano in servizio. Approfittando della propria posizione, avrebbero rubato beni di tenue entità patrimoniale in una stazione di servizio. Avrebbero utilizzato l'auto di servizio per fini privati. Alcuni di loro, secondo l'accusa, avrebbero omesso di svolgere rilievi in un sinistro stradale e di prestare soccorso a un veicolo in panne. Tutte contestazioni al vaglio del giudice, che nei prossimi giorni deciderà se ritirare o meno il tesserino ai 10 uomini in divisa, difesi da Alessandro Scelli, Vincenzo Margiotta, Giuseppe D'Angelo, Maria Teresa Micciola, Alessandro Tucci, Andrea Marino, Mauro Maiorano.